conosco chi è realmente sempre in ritardo. Abbastanza contrariato Fabio quando lo si riprende in partenza. Dove andiamo oggi a giocare, Fabietto? Fabio, sempre. Perché la squadra si chiama Ternumia. Sono terzi, oggi è tosta. Fabio depresso, tornato da poco dalla Goat League. Come ti senti fisicamente? Fisicamente a posto. Adesso vorrei riposare una mezz'ora perché sono un po' stanco, però fisicamente a posto. Arriva a Montegrotto Terme, Fabio se l'è dormita. Guardate il risveglio del campione. Arrivo negli spogliatoi, spogliatoio numero 2 per il numero 9. Io sono qua di mattina e mi sto preparando. Dunque eccoci all'interno dello spogliatoio con Fabio, quali sono le tue vibes, come arrivi alla terza in classifica? Vabbè, siamo carichi, motivati, abbiamo vinto contro il Valli, quindi dobbiamo semplicemente riconfermare la nostra prestazione di venerdì scorso. E niente, sì, siamo pronti, io purtroppo ho saltato un allenamento, però spero che non incida, diciamo, nella mia partita. Pensi che la vittoria per 7-3 contro lo Yes Work Valley possa farvi prendere un po' sotto gamba l'impegno di oggi? Comunque super ostico, perché ricordiamo arriva una delle migliori difese del campionato, la migliore assieme alla vostra. Sì, non dobbiamo rischiare, dobbiamo restare concentrati. Come hai detto te, giustamente, non dobbiamo prenderla sotto gamba, anzi dobbiamo pensare a cosa abbiamo fatto venerdì scorso e cercare di magari replicarlo. E invece come arrivi a livello fisico alla partita di oggi? Sappiamo che sei stato impegnato alla Goat League, c'è stato un cambio squadra per te, sei diventato un nuovo giocatore dei Pegasus. Com'è stato questo passaggio? Come ti sei trovato alla Goat? E poi dici anche un po' come arrivi oggi alla partita. Mi sono divertito molto alla Goat sta settimana, quindi sono tornato anche felice e ho voglia di giocare. E niente, quindi penso anche che mi abbia fatto bene, fisicamente sono a posto, quindi posso far bene. Ti ha dato tanta carica Ragnar. Sì, Ragnar Gaza. E allora, dopo aver spostato location, noi andiamo a leggerti le domande che sono arrivate per te questa settimana, Fabio. Tra l'altro, hashtag domanda per chiunque volesse chiederci qualcosa, che noi al prossimo video risponderemo. Andiamo con la prima domanda da parte di Marco Pez 4644, che ti chiede: adesso che a dicembre ci sono gli svincoli, tornerai al calcio 11? Penso di no, sia perché mi manca la motivazione, non ho voglia, e poi ho già troppi impegni, già con Goat League, YouTuber League, è troppo pesante. Tra l'altro, diciamolo, comunque ti sono arrivate delle offerte per dicembre. Sì, c'erano un po' di squadre interessate, però come detto, un po' perché mi manca la motivazione, un po' perché non riesco a livello proprio mio personale, a livello di impegni. Diciamo che da quando hai scoperto il calcio a 5, solo futsal. Sì. Seconda domanda da parte del codice fiscale B0TT3LIN45, che ti domanda: Fabio e Francesco? Francesco non c'è, risponderà solo Fabio. Come vi trovate con i compagni di squadra? Con chi avete più confidenza? Ah, mi trovo bene con tutti, veramente. Magari quelli con cui ho parlato un po' di più sono quelli che vengono da Ferrara con me. Poi ovviamente c'è Pisa che... Se devi dare un nome, uno unico, confermi Pisa. Vabbè, non posso non dire Pisa, per forza. Tra l'altro lo stesso utente ti ha fatto un'altra domanda che ora non vi facciamo vedere. Ti chiede: quale squadra tifi? Tipo Pegasus, Rovigo e Napoli. Blancos non più? No, non è più la mia squadra. Andando ad agganciarmi ai Blancos, come rispondi all'accusa di Enerix che ti dice che sei incommentabile, che sei un piccolo uomo? Ma lui ha detto che l'ha scoperto 2 giorni prima e questo spiega la sua importanza nei Blancos. Adesso andiamo dentro con la terza domanda. Purtroppo risponderò solo io perché Fabio è dovuto andare dentro per cambiarsi, perché a breve inizia la partita ed era in ritardo. Fabio, perché hai deciso di lasciare i Blancos? Per una questione di facilità organizzativa con tuo fratello, o per il progetto ambizioso dei Pegasus, oppure perché c'erano delle cose che non andavano nello spogliatoio di Dadda e Dose? Per Francesco, come va con il problema alla spalla e cos'è realmente? Allora, partendo con ordine, no, Fabio voleva andarsene via da un po' di tempo dai Blancos, era risaputo, sicuramente non è come diceva Enerix, l'aveva comunicato già da tempo, tant'è che è rimasto nonostante volesse andare via, solo per dar tempo a Dose di trovare un sostituto al suo posto. Poi comunque è voluto andare nei Pegasus sia perché c'era Francesco, sia perché voleva sposare il progetto del ragno, molto ambizioso, ha messo su una bellissima squadra e il gruppo comunque è fondamentale per divertirsi, quello che forse mancava un pochetto ai Blancos. Per quanto riguarda Francesco invece ha un piccolo fastidio alla spalla che dura da tanto tempo, già ai tempi dell'Alfonsine quando aveva 16 anni ha preso una prima contrattura alla spalla, questa pare sia una seconda, ha bisogno di un po' di tempo per rimettersi in sesto, ha fatto comunque una buona Goat League pure lui, seppur non era al 100% delle sue condizioni, e penso che questo si sia visto. Ultima domanda da parte di DadoDedo24, che ci domanda: potreste fare un video sulle regole del futsal? Una mia domanda nello specifico è se c'è il tempo effettivo o no. Allora, per quanto riguarda la serie in cui siamo ora, attualmente la serie D, non c'è il tempo effettivo, c'è il tempo totale, quindi 30 minuti per il primo tempo, 30 minuti per il secondo più recupero, mentre dalla serie B, come eravamo lo scorso anno, c'è il tempo effettivo. Quindi nel campionato che faceva Fabio l'anno scorso il tempo viene stoppato ogni qualvolta ci sono delle interruzioni o la palla esce. Attualmente non c'è ancora questa regola per noi, speriamo di ritrovarla tra qualche stagione.
Eccoci dunque nel prepartita della decima giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi alla Tenso Struttura Fallaci c'è il Rovigo che sfiderà il Pernumia fuori casa. Una partita difficilissima perché ci sono i terzi della classe che hanno un record. Infatti è la formazione con la difesa più forte dell'intero campionato. Ultimo match vittorioso per i ragazzi di Mister Scarciola che sono riusciti a vincere per 6-2 contro la Juvenilia Padova. Un risultato che ha dato sicuramente morale e sono a meno 4 dal Rovigo, quindi un motivo in più per provare a cercare la super performance quest'oggi, perché si andrebbe a meno 1 secondo in classifica ed è una delle formazioni candidate alla promozione in Serie C2 assieme a Yeswork e Rovigo. E su questo dato andiamo a vedere anche la media realizzativa delle due formazioni. Per il Pernumia 35 reti fatte, terzo miglior attacco del campionato, 15 quelle incassate come dicevamo poco fa, prima miglior difesa assieme al Rovigo che a sua volta ha realizzato 47 marcature, secondo miglior attacco di questa stagione. Facendo a capocannonieri per i padroni di casa troviamo Federico Bertotti con 12 marcature in questa stagione. Dalla parte opposta invece c'è un Fabio Di Mauro, 4 pali nell'ultimo match, non è riuscito a sdoganare la maledizione della rete, anche per lui 12 gol all'attivo. Vediamo se oggi riuscirà a trovare la rete che è mancata nell'ultima giornata. Noi adesso andiamo a sistemare tutta l'attrezzatura per augurarvi un bello spettacolo ed assistere a questa entusiasmante sfida. Forza Rovigo e andiamo a vedere come andrà a finire. Tutto pronto al Palasport di Piazza Fallaci, teatro che vedrà in scena questa decima giornata del campionato di Serie D di Futsal, girone D del Veneto. Quest'oggi ragazzi e Mister Gonzato fanno visita a quelli di Scarciola che sono riusciti a vincere nell'ultimo match per 6-2 contro la Juvenilia Padova in trasferta. Vediamo intanto la classifica, 4 le lunghezze che separano la capolista dai terzi della classe. Oggi sicuramente è importantissimo vincere per provare ad accorciare per il Pernumia, per provare ad allungare invece per il Rovigo. Vediamo il rituale di entrambe le squadre, adesso andiamo a leggere le formazioni che scenderanno in campo. Per i padroni di casa troviamo Biscaro in porta, ultimo Benato, laterale destro Milesi, a sinistra Bertotti e come pivot Benetton. Per il Rovigo invece c'è Pasello in porta, difeso da Morello, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Mariotto e come pivot Garofalo. Tra l'altro è la prima volta in questa stagione in cui Mauro Gonzato conferma gli stessi 5 ma soprattutto le stesse scelte a livello di convocazione viste contro lo Yeswork Valley. Intanto è tutto pronto, Benetton scarica la sfera all'indietro per dare il via a questa decima giornata. Vietato fallire per ipotecare il primato, ma seguiamo subito il destro di Milesi che si perde sull'esterno della rete. Primo brivido per il Rovigo che in caso di vittoria quest'oggi potrebbe forse già ipotecare una stagione intera, ma c'è Bertotti dalla parte opposta che cerca di accentrarsi, fa partire il destro, Pasello in due tempi ammortizza e fa respirare i suoi. Ancora il 10 che va dalla parte opposta dove trova Milesi che suola, poi cerca una soluzione, la trova in Benetton, si appoggia al 13 che poi gli rende nuovamente la sfera. Il suo destro non trova lo specchio della porta, buono però lo squillo qui da parte del set del Pernumia. Di Mauro verticale direzione Garofalo, si sovrappone il 9, il 10 invece preferisce andare a destra dove c'è Ayrton Mariotto che non ha soluzione, deve ritornare all'indietro. Intanto Benato, il pallone per Milesi, Fabio riconquista, attenzione può ripartire il 9, viene pressato da Benetton, gioca dunque la sfera a Garofalo che cerca di accentrarsi, vuole lo spazio per il destro, chiuso, riparte dalla parte opposta invece Bertotti, il capocannoniere del Pernumia fa tutto bene, ancora Bertotti, Morello e poi Bertotti ad un passo dalla rete del vantaggio. Qui il Pernumia, ottima la trama in solitaria da parte di Bertotti, Di Mauro, tunnel su Benetton, calcio di punizione, altrettanto buono qui il guizzo dalla parte opposta del numero 9 del Rovigo. Rivediamo, stop di destro per il sinistro, ha cercato di innescare Garofalo, prontamente fermato però dal 13 del Pernumia. Pare che quest'oggi gli avversari abbiano un trattamento riservato per il giocatore in camisetta viola con la 9, ma seguiamo ancora Bertotti che prova a ripartire, Fabio lo contiene, depone in fallo laterale, l'ultimo tocco secondo il direttore di gara è proprio di Fabio, allora Bertotti va dentro a Milesi che torna da Bertotti, Fabio allontana, adesso confusione, Benetton, Pasello e poi attenzione che non è finita, Morello cerca di riappropriarsi della sfera e ce la fa con la collaborazione del solito Ayrton Mariotto che riparte e cede proprio ora la sfera a Fabio Di Mauro che si accentra, poi va dalla parte opposta direzione Morello che torna da Mariotto, ottimo però la risposta da parte di Biscaro, la prima della sua partita, non si fa cogliere impreparato il portiere con la 12, Fabio Di Mauro, Morello, giro palla a propiziare Raffaele Garofalo che ora vuole accentrarsi, cerca il guizzo sul sinistro, palla messa direzione secondo palo ma non c'era nessuno ad avventarsi sulla sfera. Morello, Garofalo cerca di duellare con un avversario, poi torna all'indietro e va sempre da Morello, Fabio Di Mauro il sinistro, ancora una volta Biscaro e ora si è svegliato il Rovigo dopo un frangente iniziale in cui non ha praticamente mai tirato in porta. Rivediamo, stop di destro e poi il calcio col mancino è buono, un po' debole, Biscaro però è già lì, si aspettava il pallone, lo ha trovato, lo neutralizza così e fa ripartire i suoi sempre con Benato che va dal 10, verticale direzione Benetton che prova a girarsi, poi non ce la fa, allora cambia opzione, Fabio allontana, poi Morello cerca di allontanare in via definitiva, la palla però finisce tra i piedi di Ayrton Mariotto che poi da terra cerca di andare lungo, ce la fa, viene fischiato comunque un fallo in favore del Rovigo. Morello, Fabio Di Mauro davanti a sé, due uomini,
non può fare nulla. Allora il Folletto che va sempre dal Pocio, che torna da Fabio Di Mauro, un tiro cross direzione secondo palo, allontanato da Benato, sempre Bertotti in possesso. Garofalo però gli sradica il pallone dai piedi, poi Scodella direzione Di Mauro, in palleggio Di Mauro, Biscaro che risposta sul 9 del Rovigo che stava per fare una giocata ed un gol allucinante. Rivediamo quello che è accaduto dal replay, bravissimo Garofalo a riappropriarsi della sfera, poi alza direzione Fabio, stop di coscia, palleggio, tiro, una parata bellissima con l'avambraccio destro da parte del 12 del Pernumia, che neutralizza così l'ipotetico 13° gol in questo campionato da parte di Fabio. Vediamo se sarà solo rimandato. Ancora Ayrton Mariotto che torna da Ezechiel Morello, il Pocio che cerca lo spazio per il destro, Murato, poi ancora il Pocio in rovesciata, tentativo artistico ancora più che efficace. Ma seguiamo dall'altra parte il Pernumia che attacca, Garofalo lontana, Benato raccoglie il destro, Pasello che risposta sul tiro del 4 che era stato sporcato proprio da Raffaele Garofalo, se non ho visto male. Ayrton Mariotto allontana il più possibile, Di Mauro riconquista un possesso e ora può ripartire con la collaborazione di Fabio con 2B che torna sempre da quello con una. Di Mauro cerca ora una soluzione in verticale, la trova in Danny che cerca di propizzare l'inserimento di Sherwood, Capuzzo prima del 7 mette in calcio d'angolo, all'indietro Di Mauro direzione Morello, la sola, il tiro di punta e con la punta della manona destra sventa la minaccia a Biscaro, ma il Rovigo ci sta credendo con Sherwood che va dal 14 che sbaglia tutto, Salmaso prova ad approfittarne ma Fabio chiude tutto e fa ripartire il Rovigo in 3 contro 2. Attenzione a Di Mauro che allarga a sinistra per Fabio, destro Biscaro e poi mette fuori gioco tutti Oxa rifugiandosi in calcio d'angolo. Salmaso cerca una soluzione in verticale, direzione Capuzzo, legge prima Morello che fa ripartire Di Mauro che ora da gas fa fuori prima il 3 e poi l'8, Oxa che gli frana di fatto addosso, ha qualcosa da ridire ora anche Fabio col direttore di gara ma si prosegue, Morello, Fabio con 2B, cerca Sherwood, chiude tutto Salmaso che rimedia il suo errore, Ezechiel Morello al centro, direzione Sherwood, Capuzzo si rapproprio della sfera, poi rischia tantissimo, Morello se la va a riprendere, fa fuori tutti, attenzione ancora Ezechiel Morello e a terra il portiere, gioca per Sherwood, a lato, erroraccio qui da parte dell'uomo più in forma del Rovigo, CR7, ma seguiamo Danny Fabio che va dentro per Ezechiel Morello che sfida Oxa, il Pocio la sblocca lui al minuto numero 18 con il suo 5° centro in questa stagione, il gol dell'ex, lo voleva da inizio gara, lo ha trovato ora e porta avanti il Rovigo in una partita mal giocata o quantomeno non giocata bene come l'ultima. Rivediamo Suola e poi il tiro di punta a pescare lo spazio necessario per far passare questo pallone sotto le gambe del numero 8 del Pernumia, Oxa, rivediamo anche dalla nostra seconda inquadratura, in questo caso non può nulla, un perfetto Biscaro fino ad ora, non riesce a neutralizzare così il tentativo del giocatore veneto argentino e ora c'è il cambio, fuori Fabio Di Mauro, dentro Loato, classica staffetta per far rifiatare il 9. Salmaso suola all'indietro per Pulse ma capisce tutto CR7 che fa ripartire Danny Fabio che mette il motorino, attenzione ancora all'11 il tiro, Biscalo dice di no, era ben appostato in direzione secondo palo anche in Mansherud che non riesce a raggiungere però la sfera, proprio il 7 gioca all'indietro per Alino Loato sul fondo vicino alla rete del raddoppio, ora il Rovigo, attenzione ancora Pulse che va da Capuzzo sul fondo, una risposta a quella del Pernumia dopo un periodo di forcing importante per il Rovigo, attenzione ancora a Bertotti, destro deviato, sarà ancora calcio d'angolo, sempre il 10 che gioca all'indietro per Pulse che sfida in uno contro uno Alino Loato, cerca il destro, lo trova, attenzione ancora Pulse, Guaraldo sulla linea di porta, salva il Rovigo, ora il Pernumia ad un passo dal pareggio, ma seguiamo Guaraldo, il suo sinistro rimpallato da Benetton, tocca ancora il 3 direzione 4, attenzione Alino Loato vis-à-vis con Biscaro, per la seconda volta nel giro di pochi minuti, fallisce la rete del 2-0, il giocatore con la 4 che non riesce a sbloccarsi in questo campionato. Danny Fabio va da Garofalo che torna dall'11, che torna dal 10, Loato davanti a Biscaro cerca di infastidire la traiettoria del 12, non ce la fa, Milani si prende un rischio, Garofalo allora ne approfitta e allarga a sinistra dove trova Danny Fabio che va da Mariotto, il suo sinistro si infrange su Benato che devia in calcio d'angolo. Danny Fabio dentro per Garofalo, allontana Benato ma la palla è ancora buona, sempre per Danny Fabio, il destro parato da Biscaro, sta crescendo il Rovigo, partita bellissima ora, ma attenzione a Milesi che sbaglia tutto, Garofalo ne capisce le intenzioni vis-à-vis il 10 con Biscaro, Garofalo lo neutralizza così il 12 del Pernumia, Benato riparte, Mariotto lo pressa, fallo, respira il Pernumia. Forbice del 7 che cerca l'imbucata, capisce tutto Danny Fabio che innesca a sua volta Raffaele Garofalo che lancia un altro contropiede dentro Danny, la parata di Biscaro e poi Benetton prima di Guaraldo allontana i pericoli. Mariotto cerca e trova una soluzione in Danny che torna da Ayrton, verticale direzione Garofalo che lavora un buon pallone per Mariotto, il suo destro disinnescato da Biscaro che dice di no, ancora Mariotto che ora sbaglia un pallone clamoroso perché fa ripartire il Pernumia in contropiede con Bertotti, Pasello anche lui chiamato a rispondere ora dice di no, Danny Fabio allontana il più possibile i pericoli, ancora il 10 del Pernumia, Bertotti che sfida e fa fuori secco Ayrton, Mariotto in buca sul secondo per Benato che non arriva all'appuntamento con il
gol, per fortuna del Rovigo. Intanto entra Fabio Di Mauro per questi ultimi spiccioli di partita al posto di Danny Fabio. Guaraldo va proprio da Di Mauro, che cerca di sfidare in uno contro uno il capitano Piva. Verticale per Garofalo, che vuole tornare da Fabio Di Mauro, anticipato però sia da Biscaro che proprio dallo stesso Piva, e finisce ora il primo tempo. Si conclude col punteggio di 1-0 in favore del Rovigo, che non sta disputando la sua miglior partita, però almeno per ora la sta portando a casa. Dunque eccoci al termine della prima frazione di gioco. Il punteggio alla Tenso Struttura Fallaci dice 1-0 in favore degli ospiti. Una partita difficile, lo sapevamo già. Il Rovigo si è riuscito a portare avanti intorno al 15° grazie alla rete di Ezechiel Morello, dopodiché ha rischiato di incassare la rete in più riprese. Ottimi ancora gli interventi di Pise per l'ennesima volta, ma la parvenza, almeno dalla mia postazione, è quella che Fabio e compagni comunque non siano troppo in palla quest'oggi. Hanno rischiato, si sa, i tre punti non sono mai scontati, soprattutto a fronte di una partita come quella di oggi. Però comunque bisogna avere la lucidità per preservare il risultato e portare a casa i tre punti, che non sono sicuramente già portati a casa vista la difficoltà del match di oggi. Noi adesso torniamo nella nostra postazione, speriamo che Fabio riesca anche a ritrovare il gol, un gol che manca da tantissimo tempo nel secondo tempo. Vediamo se lo riuscirà a trovare ora, e noi andiamo dentro col secondo tempo. Dunque eccoci di nuovo assieme alla Tenso Struttura di Piazza Fallaci per raccontarvi il secondo tempo di Rovigo Pernumia. In questo istante, ragazzi, Mister Gonzato sono a più 7 dai padroni di casa, un risultato importantissimo già per ipotecare probabilmente una stagione. Si parte intanto con Ezechiel Morello, che cerca di andare a pescare lungo Fabio Di Mauro, ma la palla del Pocio è troppo lunga. Oxa all'indietro per Bertotti, che va in verticale per Salmaso, che prova a girarsi, lo contiene Morello, ma Salmaso si gira lo stesso e riporta il Pernumia in vita grazie al suo 5° centro in questa stagione. Non perfetta la difesa di Mister Gonzato, ritorna in partita dopo 3 minuti di gioco di questo secondo tempo il Pernumia. Rivediamo quello che è accaduto: non sono riusciti a chiuderlo, si è girato troppo indisturbato, poi trafigge Pasello sul secondo palo, dove non può nulla neanche un super numero 1. Intanto Morello riparte, Di Mauro dietro per Mariotto, Ezechiel Morello col tacco, anticipa sempre Bertotti, che si rifugia in fallo laterale, riparte sempre il 10, il tiro con la punta, Pasello, e poi Benato per un pelo non si avventa sulla ribattuta. È andata benissimo ora il Rovigo, ma ci sta credendo il Pernumia, che prova ad avanzare sempre con Bertotti, che va da Salmaso, che torna dal 10, Di Mauro riesce a parare prima di Pasello, ma ora è forcing da parte di Capuzzo, che verticalizza per Salmaso. Il colpo di tacco, Di Mauro riconquista, fa fuori Bertotti, attenzione 2 contro 1 col 9 che conduce il contropiede dentro Garofalo, che si divora la palla del 2-1. C'era anche Fabio che stava scappando al centro, rivediamo quello che è accaduto. Ottimo il dribbling di Fabio in campo aperto, gli si è aperta una prateria, suola sinistro direzione Garofalo, che forse sbaglia anche la scelta del piede con cui calciare in porta. Poco importa, gioco di parole a parte, si rimane sull'1-1. Capuzzo va a sinistra da Bertotti, che sfida in uno contro uno Fabio Di Mauro, non lo salta, arrivano gli incoraggiamenti anche di Branca lì a 2 passi, ma ci crede ancora il Pernumia con Milesi, che va da Bertotti, che sfida in uno contro uno Garofalo, Bertotti, e arriva il gol di Federico Bertotti, il capocannoniere dei padroni di casa, porta avanti i suoi grazie al suo 13° centro in questa stagione. Lo dicevamo nel prepartita, attenzione a lui, sicuramente il giocatore che ha giocato meglio, l'MVP di giornata, almeno fino ad ora, almeno fino a questi primi 40 minuti di gioco. Rivediamo la staffilata che ci viene riproposta dal nostro replay, un sinistro che si infila sotto sotto l'incrocio dei pali, non può nulla Pasello, e ora per la seconda volta in questa stagione è in svantaggio il Rovigo, che prova a ripartire con Danny Fabio, destro a lato per il numero 11 degli ospiti, verticale di Milesi direzione Capuzzo, chiude Sherrud, poi arriva Bertotti, numeraccio su CR7, prova a tenere il possesso il giocatore del Pernumia e ce la fa in una prima istanza, non in un secondo, perché interviene Ezechiel Morello, che fa ripartire Eymen Sherrud, chiuso da 2 avversari, allarga il gioco dunque da Fabio Di Mauro, forbice sinistro, strozzata a lato, ha provato a replicare Fucecchio dello scorso anno, il numero 9 del Rovigo, che è ancora in possesso, sbaglia lo stop ma riesce comunque a superare mezza difesa, fallo di Milesi, si avvicina il direttore di gara, primo cartellino giallo di questo match ai danni del classe 2002, questa volta del Pernumia non del Rovigo. Ma torniamo in live perché c'è Bolognesi, Di Mauro lo anticipa bene anche da ultimo il numero 9, che poi va da Morello, da questi a Sherrud, in 2 tempi Biscaro neutralizza il tentativo del giocatore più in forma degli ultimi 2 match del Rovigo. Seguiamo Danny Fabio, che prova a stanare la difesa avversaria, Biscaro non è dello stesso parere, ancora fallo laterale da posizione pericolosa con CR7 che scarica all'indietro direzione Ezechiel Morello, Fabio Di Mauro vuole la sfera, lo accontenta il 14, le finte di corpo su Milesi.
Pugliesi che è già ammonito, lo sa il 9 che però è raddoppiato. Allora torna da Ezequiel Morello, destro alato. Biscaro richiama i suoi perché ora i ragazzi di Scarciola stanno rischiando un po' troppo. Benato lunghissimo direzione Benetton che duella con Morello che di certo non è un gigante. La sponda del 13 per Pulse. Pasello interviene e salva il Lurovigo ancora una volta. Riparte Menscherud contro proprio il numero 13 che si mola e poi con la testa quasi a difendere questo possesso e ce la fa. Intanto cartellino giallo per il Pocio. Qualche parola di troppo, c'è anche un po' di nervosismo nell'aria quando mancano 9 minuti di gioco al termine di questo match. Più recupero, lancio ancora una volta lungo, questa volta buona la lettura di Morello, ma c'è Milesi che allarga il gioco sempre per Salmaso, dentro per il 7 che non ci arriva per fortuna del Lurovigo. Riparte ancora Salmaso, Garofalo riconquista, c'è Fabio solo, un tocco di troppo, Pulse quindi fa ripartire il 4 Benato. Danny Fabio, uno dei migliori delle file degli ospiti, rinviene e mette fuori il pericolo di Mauro. Verticale per Garofalo, c'è Loato a sinistra, lo vede il 10, Loato a lato, non riesce a inquadrare il bersaglio grosso. Fabio Di Mauro cerca e trova in verticale Raffaele Garofalo, poi si propone il 9, il 10 decide di fare tutto da solo. Allora Fabio battaglia anche lui in mezzo al traffico, su all'attacco, Benato sporca questo pallone, riconquista Biscaro. Morello va da Fabio Di Mauro in 1v1 con Benato, verticale direzione Garofalo che si allaccia con Oxa, si gira Garofalo, mette la palla al centro che però è di facile presa per Biscaro. Siamo entrati nell'extra time, 2 minuti di recupero con Capuzzo che va dentro, Beneto si gira, alta altissima per fortuna del Lurovigo e ora lo spettro di questa prima sconfitta stagionale è appesa ad un filo a questi ultimi 15 secondi di gioco disponibili. Di Mauro va da Morello, ora introdotto come portiere di movimento, dunque è Eman Sherrud, si muove Fabio a sinistra, Sher preferisce andare a destra dove trova Guaraldo, da questi Ezequiel Morello, ancora il 3 in buca per Garofalo che sbaglia lo stop, fischietto in bocca per il direttore di gara che dice che non c'è più tempo, è game over al Palasport di Piazza Fallaci, prima sconfitta stagionale per il Lurovigo che esce con le ossa rotte dallo scontro che le ha viste affrontare i terzi della classe, primato già perso perché lo Jessor che ha vinto 3-2 contro il Ponte San Nicolò, ora bisogna resettare per ritornare più forti di prima e concludere al meglio il girone d'andata contro il Petrarca venerdì prossimo al Palasport di Villadose. Allora eccoci al termine della 10ª giornata del campionato di Serie D di Futsal, il Pernumi è riuscito a battere il Lurovigo, la prima formazione è riuscita a farlo in questo campionato, 2-1 in favore dei padroni di casa, lo dicevo nel primo tempo, secondo me una delle partite meno brillanti del Lurovigo, purtroppo ha dato conferma a queste mie parole, la prestazione non perfetta del secondo tempo mi verrebbe da dire, per essere gentili, come l'hai vista tu, anche secondo me la tua peggior partita oggi? Sì, sono d'accordo, oggi non so, non riuscivo a dare quel qualcosa in più alla squadra che serviva in questa partita, la sconfitta ci può anche stare, però non mi è piaciuta il modo in cui abbiamo perso, sicuramente è stata la mia peggior partita, però non lo so, mi sembrava anche di non avere la fiducia dei compagni, molte volte che me la potevano passare, comunque ho dimostrato di saper fare l'uno contro uno, di creare superiorità numerica, invece mi sembra che non si fidassero e che non me la passassero, cioè non lo so. Devo dire che è mancato molto di più il gruppo secondo me quest'oggi, come dicevo nel pre-partita era il sentore e la preoccupazione che avevo anch'io, magari quella di essersi montati la testa dopo la vittoria contro lo Yeswork, e devo dire che la prestazione di oggi, me ne prendo le responsabilità, è da una squadra che si è montata un po' la testa. Più che si è montata la testa, secondo me vogliono un po' emergere gli individualismi e sta facendo male alla squadra, secondo me. Anche oggi per la seconda volta di fila non era mai successo, niente gol, niente assist, è un Fabio in calo. Ah, come detto, sicuramente oggi non ero il miglior me, un po' la prestazione di squadra non mi ha permesso di fare quello che posso fare, secondo me. Intanto lo Yeswork è riuscito a vincere in questa giornata, il Pernumi ha accorciato -1 dal Rovigo, secondo posto per voi, è durata una giornata il vostro posizionamento da capolista, come la vedi? C'è ancora tutto il girone di ritorno da giocare e dobbiamo ritrovare quello che abbiamo fatto la partita scorsa, giocare più da squadra, con più calma, senza affrettare il tiro e la verticalizzazione. Dunque bisognerà ripartire venerdì prossimo contro il Petrarca, l'ultimo match di quest'anno, almeno per quanto concerne il fattore campionato, e quindi noi vi diamo appuntamento a settimana prossima. Vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, commentare, condividere il video, attivare la campanellina. Noi ci vediamo prossimo video. Ciao ragazzi! I've been feeling weird.